cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore che vi accoglie nel suo cuore. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Il mio calice lo berrete. Questa promessa di Gesù si è realizzata. L'Apostolo Giacomo ha bevuto il calice della passione sia quando è stato in prigione con tutti gli altri apostoli, sia quando poi, da solo, è stato decapitato. Berrò anch'io il tuo calice, o Gesù? E in che modo? Lo berrò quando, l'ultimo giorno, ti consegnerò me stesso, ma anche ora, consegnando a te le cose e le forze che mi paiono preziose. Signore Gesù Cristo, tu ci inviti a bere il calice della passione, ma sei sempre con noi per darci la forza di portare con te la nostra croce quotidiana. Ed ora ascolta Gesù che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, ne credo, voi dite di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Quello sarà il giorno della grande giustizia, ma ora è il momento della grande misericordia, perché io vengo adesso per amare e per essere amato. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo e intercessione del Beato Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato ogni infermità spirituale e corporale. E arricchita e abbellita di ogni bene per tu sia la tua anima, e per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, tutto, affinché tu resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto e tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti il santo. Ti benedico dunque nella divina volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e Giuseppe, ora e sempre.